Benvenuti! Nel video di oggi parleremo di una nave da crociera che si è incagliata con 200 persone a bordo. Ma prima di iniziare il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui nuovi contenuti in uscita. La Ocean Explorer, una lussuosa nave da crociera norvegese con bandiera delle Bahamas, ha fatto notizia quando si è incagliata in una remota area del nord-est della Groenlandia. Quest'imponente nave, lunga 104 metri e larga 18 metri, ha incontrato ostacoli lunedì scorso nella baia di Alpefjord, all'interno del vasto parco nazionale della Groenlandia nord-orientale, situato a ben 1400 km a nord-est della capitale artica, Nuuk, come confermato dal Comando Militare Congiunto dell'Artico Danese. Questo parco nazionale, il più esteso e settentrionale del pianeta, è famoso per le sue imponenti formazioni di iceberg e per la presenza di maestosi buoi muschiati che pascolano lungo la costa. Purtroppo, nonostante l'arrivo della marea, la nave non è riuscita a liberarsi dall'impasse in cui si trovava. La Ocean Explorer è di proprietà del gruppo Ulstein di Ulsteinvik, nel sud della Norvegia. Aurora Expeditions, una società australiana che ne gestisce l'operatività, ha rassicurato il pubblico tramite un comunicato ufficiale, dichiarando che tutti i 206 passeggeri e i membri dell'equipaggio a bordo sono al sicuro e che non vi è alcun immediato pericolo per loro, la nave o l'ambiente circostante. La nave militare danese più vicina si trovava a una distanza di circa 1200 miglia nautiche, oltre 2000 km, ed è stata dispiegata verso la zona per fornire assistenza. Le circostanze precise dell'incidente rimangono ancora oscure, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito, e la nave non ha subito danni significativi, come confermato da Camilla Schaupohom, portavoce del Comando Artico. A complicare la situazione, l'assenza di rilievi idrografici esaustivi dell'area incagliata rende difficili le stime sulla profondità del mare. Le autorità prevedono che la nave potrà toccare nuovamente terra entro venerdì 15 settembre. E nel frattempo, hanno contattato un'altra nave da crociera presente nell'area, chiedendole di rimanere nelle vicinanze in caso di necessità di assistenza durante lo svolgimento delle operazioni di recupero. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale. Attiva la campanellina per non perderti le ultime notizie. A presto!